piatto squisito, gli squisini. Cosa sono gli squisini? Allora, sono dei panini al latte, i vecchi panini al latte. La loro particolarità è che all'interno, prima della cottura, c'è un prodotto o una ricetta della gastronomia italiana. Per cui in questo caso questo è un Cortina, dove c'è Specca Asiago, ma poi abbiamo il ragù alla bolognese che rappresenta l'Emilia Romagna, e la parmigiana di melanzane che rappresenta la Campania e Napoli. Ogni regione ha la sua ricetta all'interno di un panino non tagliato, per cui viene inserita prima della cottura nel nostro panino. È un prodotto biologico, noi come Squisini abbiamo la certificazione biologica dell'ICEA. È un prodotto che viene fatto con farine semi-integrali in modo che conservino l'integrità del chicco di grano, non perdendo tutte quelle qualità nutrizionali, cosa che la farina 00 non può fare. Non utilizziamo fritture per nessuna ricetta, anche quando lo richiederebbe, per mantenere una perfetta digeribilità del prodotto, così come lo lievitiamo almeno 3 volte, il che consente ai batteri del lievito di terminare tutto il proprio processo e quindi anche non generare, avere un'altissima digeribilità, non essere come la famosa pizza che alle 3 del mattino ci torna sullo stomaco. Da cosa è nata questa idea splendida, particolare, patriottica, diciamo pure? Ma l'idea è nata perché mi trovavo all'estero e ho visto che c'era tanta cucina italiana che però veniva rappresentata esclusivamente dalla identità culturale del singolo chef o del singolo proprietario del ristorante. La ristorazione è fatta tutta di piccoli padroncini che creano il proprio ristorante in base alla propria cultura, e quindi il napoletano fa la pizzeria, il siciliano fa le arancine o il sardo fa la cucina tipica sarda. Non ho trovato, dopo aver fatto anche una ricerca molto approfondita, nessuna azienda, nessuna offerta di un prodotto che potesse offrire la cultura gastronomica dell'intera Italia. E l'ho voluta riunire in un unico prodotto, che sono appunto le bolle o gli squisini, che spero presto riescano a rappresentarci anche all'estero, in quanto adesso siamo in questo momento solo a Milano, abbiamo aperto da poco il nostro punto vendita in via Cusani, mentre il laboratorio lavora già da 2 anni facendo tanti catering, perché è un prodotto che si presta particolarmente a situazioni come questa di stasera, cioè situazioni dove la gente è in piedi, vuol mangiare qualcosa che non goccioli sulla cravatta, come il tramezzino o il panino tipico, perché anche questa è la propria particolarità degli squisini, che non sbriciolano, ma questo solo per un caso, perché noi dobbiamo fare ripieni consistenti per riuscire a stare dentro un panino. E quindi non ci macchiano, non ci sporcano, non sbriciolano la scrivania se sono in ufficio e ordino 3 squisini per il mio pranzo. Insomma, credo sia il prodotto ideale, però chiaramente sono il papà di questo prodotto. Complimenti, grazie Giuseppe Pisino.